Oggi è il 20 di giugno e siamo diretti a Marmassana. Stiamo parlando di una piccola frazione di 24 abitanti di Isola del Cantone. Oggi il programma è una super rilassante passeggiata per l'Alpe di Cassissa e partiamo appunto da questo incanto che è Marmassana. Oh, il nostro abbigliamento anti-zecche con calzino, pantaloni dentro al calzino. Prima di cominciare il nostro percorso, poi vi facciamo vedere bene la partenza, noi siamo venuti a vedere un pochino il borgo e proseguiamo dall'altra parte verso quella micro chiesetta in quest'angolo di paradiso. Dopodiché partiamo. Vogliamo dire perché ci siamo scelti questa passeggiata così rilassante oggi. È vero. Oggi festeggiamo i 10 anni. Quindi abbiamo deciso di fare una passeggiata alla portata di tutti e di andare in un luogo iper rilassante. E devo dire che la scelta mi pare più che azzeccata, vero? Fantastica. Eccoci, lasciamo alle spalle la cappelletta della Madonna della Guardia e ritorniamo verso il centro, diciamo, di Marmassana. Arriviamo alla chiesa e prendiamo finalmente il nostro percorso. Oggi andremo da Marmassana, qui siamo a un'altitudine di 630 metri circa, arriveremo a un'altitudine di 960 più o meno all'Alpe di Cassissa. Eccoci tornati alla chiesa, qui c'è il cerchio giallo che seguiremo e le indicazioni per Cassissa. Il borgo di Marmassana è incantevole perché sembra che risalga addirittura le prime testimonianze di questo borgo si hanno già agli inizi del 1200 e sembra di essere fuori dal tempo. È un piccolo gioiello. Terminato il tratto asfaltato, noi continuiamo sulla strada che diventa una carrareccia e proseguiamo verso Cassissa. Arrivati in cima a questa salitina, proseguiamo a sinistra, leggermente in discesa. Eccoci, siamo arrivati a questa piccola cappelletta. Per ora non potete sbagliare assolutamente strada, è una lunga carrareccia, comodissima, un incanto. E là si inizia a vedere il paese abbandonato. Esatto, perché Cassissa è un vecchio borgo ormai abbandonato, come lo sono purtroppo tanti borghi liguri. È talmente bello qui che pensare che questi luoghi possano essere disabitati mette un po' di magone, sembra impossibile. Adesso proviamo ad arrivare all'Alpe di Cassissa lasciandoci alle spalle questa chiesetta e prendendo questo sentiero che va in su. Non ci sono segnavia perché in realtà il sentiero diretto per l'Alpe partiva poco dopo l'ingresso nella strada principale che abbiamo fatto per venire qua
e sulla sinistra si alzava subito abbastanza ripido, però noi volevamo salire fino a questo punto qua, quindi adesso vediamo se riusciamo a ricongiungerci all'Alpe direttamente oppure se torniamo giù. Essendo una passeggiata in relax oggi, diciamo che la nostra meta è anche un po' malleabile, quindi non ci stiamo dando delle regole, l'avete visto, faremo magari un po' di deviazioni. Quello che vogliamo fare è farvi vedere questa zona perché è stupenda. Quindi, per esempio, questo angolino qua è una cosa incredibile. Quindi il consiglio è keep calm e segui il sentiero. Il sentiero partiva abbastanza stretto, ma in realtà per ora è molto largo, anche comodo. Certo non è stato appena pulito dai rami, dalle cose, ma è più che percorribile, quindi speriamo di riuscire ad arrivare su. Arrivati in cima alla prima salita, prendiamo l'ulteriore salita a destra, dovrebbe mancare circa un centinaio di metri in altitudine. Paradiso, l'ho già detta la parola paradiso. No. Il sentiero, come vedete, porta al pratone dell'Alpe, che sostanzialmente è composta da dei pratoni. Ora, siamo entrati un po' nel prato e comunque la vista che si apre è molto bella, c'è l'erba molto alta e quindi noi non amiamo molto, sapete, entrare nell'erba alta, e ci siamo ovviamente premuniti mettendo pantaloni dentro i calzini, spruzzandoci le sostanze repellenti, però ecco, credo che a questo punto torneremo giù, troviamo un bel posto dove mangiare e magari dopo facciamo qualche ripresa con il drone laddove si può, perché comunque qua è territorio del Parco dell'Antola e quindi non useremo il drone. Eccola, Marmassana. Noi stiamo scendendo dalla strada per cui siamo venuti. Ci rimuoviamo verso la cappella e vediamo un po' dove ci porta la giornata di oggi. Questa era la salita diretta, no? Sia per l'Alpe che poi per il Brick. Si può salire direttamente da qua e siete sicuri di arrivare, anche se devo dire che d'estate c'è molta erba anche su questo sentiero. Diretti a Montessoro, un altro paesino qui nei dintorni, in cui ci sono le rovine di un bellissimo castello. Era un castello degli Spinola ed era il castello principale del feudo degli Spinola. Adesso purtroppo rimangono solamente le fondamenta praticamente, però è un luogo che mantiene un fascino assolutamente unico. Le testimonianze del castello più antiche sono dell'anno 1000, ma il castello attuale fu ricostruito dagli Spinola
più o meno intorno al 1300. Ovviamente era una residenza ed era una fortezza, ma aveva anche una parte sotterranea che erano le prigioni. Poi ovviamente in epoca napoleonica piano piano venne dismesso e piano piano è andato purtroppo in rovina. Adesso però da un po' di anni si sta cercando di consolidare le fondamenta e quello che rimane della struttura originaria. Ecco qua, trovate la svolta per il castello. Ecco, per arrivare al castello abbiamo parcheggiato la macchina al lato della chiesa e adesso proseguiamo in là. Micro pezzettino. Io proporrei un piccolo anfiteatro naturale. Quale luogo migliore per un concerto all'aperto? È uno spettacolo. Qui sotto di noi stazionano tre daini bellissimi e adesso sono qua, ma sono molto piccoli nelle riprese, però è pazzesco, abbiamo un punto di osservazione privilegiato. E qui bisognerebbe vivere con la macchinetta accesa, perché ci hanno appena attraversato la strada altri due bellissimi daini. Veramente è una giornata incredibile.